E forse questo è l'ultimo video di cui avete bisogno per svegliarvi? Di cos'altro avete bisogno? Ciao e benvenuti su questo nuovo video. In questo video si vede questo piccolo software dove potete determinare l'altezza dell'orizzonte e in special modo quello della Terra se vi alzate in alto. E questo è mostrato in Flat Earth Live, nell'episodio 62 della quarta stagione, uno show live tedesco dove ho partecipato. Potete vedere in questa animazione che l'orizzonte si trova sempre all'altezza degli occhi, ma che la Terra sotto di esso si abbassa sempre di più, con più alto si muove l'osservatore. Questa ovviamente non è la realtà, è una simulazione del globo e potete cambiare la simulazione con la Terra piana ogni momento. E potete vedere che la Terra al di sotto si alzerà sempre all'altezza dei vostri occhi. E questo dimostra che la Terra deve essere piatta. In questo video vado a confrontare il salto di Felix Baumgartner, che si trovava ad un'altezza di 39 km e da quest'altezza avrebbe dovuto vedere la Terra a 6,2 gradi o più sotto di lui, ma se osservate il filmato si vede la Terra che si è alzata al suo livello degli occhi e questo è possibile solo se la Terra è un piatto piano, non è una palla quella su cui viviamo. E questa è la migliore prova e la più ovvia. E con questo software, di cui trovate il link nella descrizione, penso che chiunque sarà in grado di verificare per conto proprio la prossima volta che andrà a volare e vedere che l'orizzonte rimane sempre al proprio livello degli occhi o qui, come si vede la Terra in più bassa. La Terra si alza al vostro livello degli occhi ogni volta che andate in alto. E di che altre prove avete bisogno? Questa è la migliore che potete avere, secondo la mia opinione. Tutto ciò non è mai stato smentito e nessuno può smentire questo. Il filmato è preso dalle informazioni convenzionali ed il software fa uso dei calcoli convenzionali del modello del globo. E come potete vedere però non può adattarsi, non funziona, la Terra è piatta, signore e signori, la Terra non è una palla. See?